Il Vangelo di oggi illumina anche la storia, perché tutta la vicenda di Giovanni Battista, questo martirio, questa testimonianza sino a versare il sangue della verità, ma non di una verità astratta, non di un concetto di verità, non di un ideale di verità, se non della verità per l'altro, della verità assoluta, offerta come una luce, come una salvezza, come la libertà per una persona concreta. Giovanni Battista dice: non ti è lecito. In quel momento Erode sente risuonare nel fondo di se stesso, in quel fondo incontaminato che ciascuno di noi ha, che qualunque uomo, anche il più terribile assassino, quello spazio, se volete piccolo, giusto, nascosto, sepolto, quella coscienza sulla quale molte volte anche noi ci sediamo, ma che esiste e che solo una parola piena di amore, solo una parola libera, di un uomo libero, di un uomo che ti ama fino in fondo, che rischia se stesso, che gioca se stesso, mettendo in conto di essere rifiutato e di essere ucciso. Solo questa parola di verità, questo annuncio che è il kerygma, che è la buona notizia del Vangelo, solo questo può perforare come una trivella, può arrivare fino al fondo, fondo, fondo di te stesso e ridestare quella parte buona, quella terra buona, dove questa parola può attecchire. In Davide, con il profeta Nathan, questo è successo. Dopo che Davide ha peccato, Davide si sente trafiggere il cuore. Chi è quell'uomo che ha peccato così? Tu sei quell'uomo. Ho peccato. E accetterà le conseguenze del suo peccato. Erode non può. Erode ha consegnato se stesso a Erodiade, alla sua concupiscenza. Lì dove al fondo, del fondo, del fondo, era arrivata quella parola dell'unica persona che veramente lo amava, che era Giovanni Battista, lì ha scelto liberamente di fare il male, di continuare nel male, prendendo questo schiaffo, come dire, come un cazzotto, capito, che ti rintontonisce. È stato il corpo di Salomè, la figlia di Erodiade, che danzava, la libido, la sensualità, lo acceca e fa una promessa e un voto. C'erano politici, c'erano potenti, c'erano uomini ricchi, c'era tutta la sua corte, tutti quelli che non lo amavano, tutti quelli di cui si circonda e di cui è circondato un re. I calcoli politici, il perbenismo, l'onore gli impediscono di dire no alla richiesta del demonio incarnato in Erodiade. Erode fa questa promessa, fa il tonto, fa il cascamorto. Ormai è già partito di testa per una ragazzina che danza, per quanto bella, per quanto le sue forme potessero attirare l'attenzione, la libido, si trova a promettere a metà del proprio regno, cioè quello qualunque cosa. Immagina questa ragazzina. Questo capita, quindi dico attenzione, quando tu fai il cascamorto, quando tu fai il carino, capito, con quella collega, con quell'altra donna, con quella ragazzina, con quella ragazza, certo ti attira, certo è carina, allora fai tutto lì simpatico. Interessante è che Salomè deve andare dalla madre, cioè lei non sa cosa chiedere, in quel momento si trova spiazzata, perché c'è sempre una regia occulta, e appare in questo brano. Salomè deve andare a chiedere consiglio a sua madre. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Cioè, quante volte noi cerchiamo consiglio da nostra madre? Alle volte proprio nella madre nella carne, alle volte è la madre nella carne che, ma perché deve avere, ti insinua la menzogna del demonio che ti guida? Perché devi avere un altro figlio? Perché ti devi umiliare di fronte a tuo marito? Perché devi lasciare tua moglie? Perché con i tuoi figli ti comporti così? Perché cose della madre, che invece di trasmettere la fede continua a gestare il proprio figlio, anche dopo nato, nel peccato, nella menzogna. Noi veniamo dal peccato, siamo stati concepiti nel peccato e occultamente, nel segreto, il demonio continua a dialogare con noi. Attento a chi chiedi consiglio, attento alle persone a cui chiedi consiglio. Se cerchiamo nella Chiesa, nella comunità cristiana, nella parola di Dio, nei preti, nelle persone con cui ci consigliamo, cerchiamo una conferma a quello che noi abbiamo già deciso, quello che noi abbiamo già stabilito essere giusto, essere adeguato a noi, se quel prete, se quel catechista, se quella persona, anche i genitori, mi illuminano con la verità e mi inchiodano che non è lecito quello che io ho deciso, quello che io ho pensato, cercherò un altro consigliere. Come una farfalla comincerò a girare di fiore in fiore, fino a che quel prete, troverò un prete che forse mi dice sì, va bene, non ti preoccupare, è così,
e nel momento stesso in cui trovi un'approvazione religiosa, trovi l'approvazione da parte dell'autorità, in fondo ogni uomo sente il bisogno di avere una conferma. Noi siamo creature di Dio, se togliamo Dio, comunque mettiamo un uomo, se smettiamo di servire Dio, se tagliamo con Dio, comunque serviremo un uomo ed è molto peggio. È innato in noi, cioè è connaturale a noi essere dipendenti, siamo creature. La libertà, fratelli, è orientare la nostra dipendenza a chi ci fa liberi, a chi ci fa amare, a chi ci fa vivere secondo la nostra natura, come immagine e somiglianza sua, cioè che Dio. La falsa libertà è cercare di distruggere questo dato ontologico, antropologico, del nostro essere creature e quindi dipendenti, e lo facciamo? Cerchiamo di essere liberi, ci dobbiamo di essere liberi, consegnandoci a qualcun altro, che è il demonio, che si incarna, alle volte anche nei genitori, alle volte nel fidanzato, alle volte nel marito, alle volte nella moglie, alle volte negli amici, alle volte in qualche prete, che ti dice menzogne. Allora, una volta che hai ricevuto l'imprimatur, la conferma dell'autorità, di quell'autorità che sei creato tu, che usurpa il posto di Dio, allora subito, dice, subito entra, torna, Salomè, e chiede la morte della profezia, chiede la morte della verità, chiede che sia tagliata la testa, che sia tacitata la voce della verità. Per questo a Erode cosa rimane? Aveva fatto un patto, si era legato, non poteva perdere più la faccia, ormai si era consegnato, aveva consegnato la sua anima alla menzogna, attraverso Erodiade, attraverso la passione. Dentro quel peccato è stato generato un altro peccato, e a Erode rimane soltanto Erodiade, e fa una fine bruttissima. Rimane solo la carne, gli rimane soltanto la passione, forse il sesso, che non sazia nessuno. Una sessualità, una passione svincolata dalla volontà di Dio è morte. Ha ucciso Giovanni Battista. In te e in me c'è Erode, perché in te e in me c'è Erodiade, c'è una Erodiade. In te e in me appare la carne, la seduzione, appare la parola del serpente, bello da vedere, utile per avere sapienza. La passione, che accende la passione. C'è dentro di noi Erode, sì. Abbiamo tagliato la testa a Giovanni Battista, sì. Abbiamo fatto compromessi, sì. Non abbiamo voluto perdere la faccia, sì. Ci è stata predicata tante volte la parola di verità, non ti è lecito, sì. Abbiamo ucciso, sì. Possiamo oggi trovare in questo Vangelo una buona notizia. Quel Giovanni Battista, che io ho ucciso, fatto decapitare, è risuscitato. C'è ancora speranza per te e per me. C'è ancora speranza per tuo figlio e per mio figlio. C'è Cristo. Giovanni Battista si è lasciato uccidere. Ha detto la verità perché tu possa accogliere la verità fatta carne. E Erode ha sperimentato, come te e come me, l'incapacità sulle sue forze di vincere la passione, di vincere la menzogna del demonio. Il demonio è più furbo, più astuto, più potente di te e di me, e ci conduce a uccidere chi ci ama. Sì, è vero. Chi ci dice la verità. Tua moglie, tuo marito. Sì, i tuoi genitori. Quante volte li hai uccisi? È una vita che stai uccidendo i tuoi genitori. Però dietro alla morte che tu hai dato alla verità, che hai ucciso, che abbiamo ucciso dentro di noi, c'è Cristo. Non è Giovanni Battista che ha risuscitato, è Cristo. È vero, Cristo è venuto. Cristo è risorto dalla morte, fratelli, ha aperto le porte del cielo. Tu puoi essere salvato da questa situazione nella quale stai vivendo, di compromesso, pericolosissima. Puoi tagliare quell'amicizia, tu puoi tagliare quel rapporto carnale e passionale con il tuo fidanzato, tu puoi diventare nella verità, non ti è lecito, non perché c'è una legge della Chiesa, non ti è lecito avere rapporti prematrimoniali, non ti è lecito mentire, non ti è lecito appropriarti della vita dell'altro, non ti è lecito giudicare, non per un moralismo, no, perché è l'unica possibilità di vivere, perché è l'unica possibilità adeguata a te, perché non ti è lecito il peccato, perché il peccato non c'entra niente con la tua vita. Tu sei stato concepito nel peccato, sì, ma Cristo ti ha rigenerato nella sua vita, nella misericordia. Quello che è lecito a te è amare, quello che è lecito, quello che è adeguato, quello che ti fa persona è amare, offrire la tua vita, amare, consegnarti, perdonare, rispettare la tua fidanzata, rispettare tua moglie, rispettare tuo marito, vivere nella verità, vivere nella libertà, vivere senza inginocchiarsi agli idoli di questo mondo. Questo è adeguato a te, essere libero di fronte alle tasse, io le pago. È Dio che provvede alla mia vita. Io non prendo il peccato di quell'uomo, prendo la ingiustizia della mia vita. Perché? Perché ho vita e vita eterna dentro. Questo mi è lecito. Non mi è lecito denunciare le persone.
Non mi è lecito vivere costantemente con quel rancore. Non mi è lecito, questo mi uccide come ha ucciso Erode. Coraggio, fratelli. C'è per noi una porta aperta del paradiso. È Cristo, nei profeti, nella parola di verità che ti dice la Chiesa, c'è la vita e la vita eterna che ti è offerta a te nel momento stesso in cui ti viene profetizzata, in cui ti viene annunciata. È Cristo che viene con il Battista, è Cristo che viene con questa predicazione, è colui che ha vinto la morte, colui che ha dato la vita fino alla fine per te, colui che ti ama infinitamente. Non ti è lecito vivere contro te stesso, contro i tuoi figli, ti è lecito vivere da figlio di Dio. Quella è la tua chiamata, quella è la bellezza, quella è la felicità. Cristo viene a portartela, Cristo viene a donartela, Cristo viene a consegnartela. Nella Chiesa che è tua madre.